Omar Magliona ha colto il secondo posto assoluto e primo di gruppo E2SC alla 19ª cronoscalata del Reventino, prima prova del campionato italiano velocità montagna. Sulla norma M20 FC Zaitec e gomata Pirelli del team Fagioli, il veloce driver sassarese ha iniziato il weekend calabrese potendo disputare una sola salita di prove interrotte dalla nebbia al sabato. Domenica, proprio quando si allineava per la partenza di gara 1, ha poi iniziato a piovere. Il portacolori della scuderia siciliana CST Sport ha così dovuto resistere sul bagnato nelle condizioni più insidiose del fine settimana, mentre in gara 2 ha trovato lo spunto per riuscire a conquistare il secondo gradino e il podio assoluto, aggiudicandosi la propria categoria. Sei volte consecutive campione italiano prototipi CN, vincitore del trofeo italiano E2SC, nel campionato italiano velocità montagna 2016, il pilota sardo ha così fatto il pieno di punti di gruppo e classe. Il crono totale che è valso a Omar il podio è stato di 5 primi, 52 secondi e 69 decimi. Il lavoro svolto con la squadra in inverno sta producendo risultati sperati e mi sono trovato molto bene con la mia norma. Peccato che sabato abbiamo dovuto rinunciare a una salita di prove per colpa della nebbia. Avrei voluto provare le modifiche. Oggi poi le condizioni sono state molto impegnative, soprattutto in gara 1. Quando sono partito, non appena si è infittita la pioggia, ma sono contento del risultato che mi permette di guardare con fiducia al futuro. Queste sono le dichiarazioni di Omar Magliona.